Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato e il weekend è iniziato alla grande, siamo super carichi e stiamo facendo un sacco di cose. Infatti stamattina abbiamo già sistemato tutta la cucina, l'abbiamo pulita per bene ed è stata una soddisfazione enorme vedere tutto il piano della cucina pulito. Io sto facendo un sacco di lavatrici, infatti la sentirete andare in sottofondo, spero non disturbi troppo, ma ho un sacco di cose da lavare perché le ho tirate fuori dagli armadi e non posso fermare la lavatrice per fare il video, anche perché non finirei mai in questo modo. Ho tirato fuori anche un bel po' di coperte che vorrei portare al canile oggi. Infatti, dopo chiamerò e spero mi possano ricevere, anche perché se non riuscirò a portarle oggi, dovrò tenerle tutte qui per un'altra settimana e non è proprio il massimo. Siccome le cose da fare sono tantissime, ma bisogna andare per priorità, la priorità assoluta in questo momento è il balcone, che è ridotto un po' male. Mi fa un sacco di tristezza, anche perché l'estate scorsa ci siamo resi conto che il balcone in realtà è una vera benedizione e avere questo spazio esterno pieno di piante, un angolino dove mettere una sedia, un tavolino per stare tranquilli ad ammirare gli uccellini che cantano, è bello. E quindi è arrivato il momento di dargli un po' di amore e riportarlo in condizioni decenti. E siccome questo è un balcone scoperto, è un piccolo problema perché ogni anno bisogna un attimo sistemarlo e questa volta devo anche sistemare per forza le pareti che si sono completamente danneggiate durante l'inverno. Le avevamo sistemate un po' così superficialmente in autunno, ma ovviamente i materiali che avevamo utilizzato non erano adatti perché erano materiali che c'erano avanzati dopo che abbiamo sistemato le pareti interne e quindi sono bastate giusto un inverno e ora è ridotto proprio male e quindi devo sistemare un attimo lo stucco lì e riverniciare tutto, perché non è proprio il massimo, ma siccome il tempo scarseggia, cominceremo questo weekend, magari non finirò tutto e non vedrete tutta la trasformazione in questo video, non lo so ancora, ma nel caso ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche così che quando pubblicherò la seconda parte verrete avvisati e potrete vedere tutta la seconda trasformazione. Il piano per oggi è ripulire il balcone da foglie secche, piante secche e muschietto che si è accumulato durante l'inverno. Devo tirare giù tutte le parti che si stanno staccando e quindi preparare tutto per essere poi ristuccato e riverniciato. Ovviamente, come vi ho già detto, devo andare a portare tutte le coperte al canile, devo andare a comprare tutti i materiali per risistemare il balcone. Qualche piantina che poi servirà per abbellirlo, poi mi servono i materiali per i progetti che ho in mente e mi sono ispirata da Pinterest, infatti voglio costruire un supporto per rampicanti per sistemare meglio il mio gelsomino e poi voglio creare anche un orto verticale sempre da balcone. Le cose da fare sono ovviamente tantissime e io inizio subito con la prima, cioè quella di sistemare un attimo il balcone, togliere tutta la sporcizia e renderlo pronto per la fase successiva e spero davvero tanto di dargli un po' di motivazione con i miei progetti a sistemare un po' anche voi la vostra casa, i vostri balconi, perché adesso è fondamentale avere tutti gli spazi pronti per essere proprio un posto in cui rilassarci e goderci il tempo libero. Come primissima cosa ho estratto tutti i fiori da bulbo sfioriti, li ho ripuliti e sistemati in una cassettina di legno. Qui in realtà manca ancora un passaggio, per cui devo togliere tutte le parti secche, tutta la terra e sistemarli in un luogo pulito e asciutto. Il secondo passaggio per sistemare tutte le mie piantine è stato quello di eliminare tutte le foglie e le piante secche. Ho rigirato tutta la terra e ovviamente ho cercato di recuperare più terra possibile dalle piante secche, perché la terra non va buttata. Può essere arricchita e riutilizzata.
Ho raccolto tutti gli scarti e ho aggiunto della terra nei vasi in cui non era sufficiente. Infine ho spazzato via tutti i residui, grattando bene anche nei punti in cui si accumulano nel tempo e che sono anche meno raggiungibili. Come ultimissima cosa ho eliminato tutto lo stucco che si stava sollevando per preparare il muro al nuovo trattamento. E ho finito di togliere anche tutte le piante secche e morte. Ho preparato i vasi per riempirli con nuove piante. Il lavoro è proprio più che a metà, però questa è a buon punto. E poi ho messo via un po' di cose che ho tolto dalle piante, dai vasi. Ora andiamo subito al canile perché sennò poi chiude. Ho chiamato e mi hanno detto che posso portare le coperte e poi vado al Brico a comprare tutti i materiali che mi servono per sistemare il balcone. Ho comprato tutto il necessario per sistemare il muro, stucco, vernice e tutto il resto, quello che serve per sistemarlo. Direi che non vi faccio vedere il procedimento anche perché io stesso ho studiato all'Accademia di Ciro Cirullo, per cui lui spiega meglio i suoi procedimenti e vi consiglierei di andare lì a vederlo. Detto questo, io mi metto a sistemare e ci vediamo con il muro stuccato tra 3, 2, 1. Eccomi di nuovo qua, ieri sera ho finito di stuccare il muro e ho pulito tutto il balcone, infatti mi dà un sacco di soddisfazione vederlo così bello e pulito, solo che ho finito alle 9 e sono davvero distrutta oggi, per cui direi che la pittura del muro slitta di qualche giorno. Intanto vi faccio vedere com'è ora il balcone. Qualche vaso è già pronto senza piante dentro perché ce le metterò il prossimo weekend, però intanto li ho preparati per le nuove piantine. Il muro sta abbastanza bene, non è perfetto, però non c'è il buco e lo stucco è attaccato al muro, non è staccato. Per ora va bene così. Quello là inizialmente pensavo di stuccarlo, ma poi in realtà lo preferisco un po' così, un po' più rustico, e quindi lo lascio stare. Tanto lì c'è anche il gelsomino e vederlo un po' più imperfetto mi piace di più. Poi tra l'altro c'è il mio progetto per questo muro qua che lo renderà ancora più bellino e direi che va bene così. Come dicevo, sono davvero distrutta dopo tutti i lavori fatti ieri e per questo motivo oggi non mi metterò a pitturare assolutamente il muro, ma intanto ho altre cose da fare. Devo lavare dei vasi per le piantine, devo trapiantare la valeriana e la rucola e magari seminare altre cosine. Un po' di cose da fare ci sono, non so voi, ma io non smetto di avere cose da fare, mi sembra che si accumuli troppo e il weekend non basta mai per fare tutto. Infatti anche oggi sto facendo un'altra lavatrice, mi sembra di aver continuato a fare lavatrici per tutto ieri, ma questa dovrebbe essere l'ultima, si spera. Mettiamoci a sistemare subito i vasi e poi vediamo cos'altro si riesce a fare oggi. Ho lavato tutti i vasi, tra l'altro questi vasi sono stati recuperati da qualcuno che voleva buttarli e tra l'altro erano tutti nuovi, mai utilizzati e quindi solo sporchi di polvere. Poi ho sgrassato e igienizzato il lavandino e per smacchiarlo l'ho riempito con acqua e qualche tappo di candeggina. In questo modo è rimasto perfettamente pulito e senza nessuna macchia. È arrivato il momento di fare il resoconto di come è andata la mia semina e adesso vi faccio vedere tutte le mie belle piantine. Allora, partiamo da quello che non è andato molto bene e sono le petunie che non stanno crescendo tantissimo e penso che è colpa del fatto che non gli arriva troppo sole e quindi adesso le sposterò, le metterò su un posto un pochino più soleggiato.
se possibile. La valeriana sta benissimo, così come la rucola. E adesso cambiamo il loro vaso. Questo è un super basilico, direi che ho esagerato leggermente con i semini, ma sta davvero bene. Questo è il timo, anche il timo è andato benissimo, quest'altra petunia che non sta andando proprio bene. E poi qui c'è altro timo, rosmarino, il prezzemolo, insieme al basilico devo dire che è quello che sta meglio di tutti, ma il rosmarino mi fa davvero tantissima tenerezza, proprio bellino. Questi invece sono i fagiolini che ho seminato una settimana fa e non nel video che avete già visto. E sono già spuntati tutti, ancora una settimana e la prossima andiamo a portarli nell'orto di mio papà. Ora dovrei seminare qualcosina per riempire quei vasi là e devo anche spostare alcune di queste piantine in un vaso un pochino più grande, tipo il timo, quello nei vasetti piccoli, visto che i vasi non mi mancano, perché no? Lo mettiamo in un vaso un pochino più grande. Ho finito di sistemare tutte le mie piantine. Il balcone è decisamente pieno, ma direi che tra una settimana, quando porterò alcune di queste cosine da mio papà, sarà molto più libero. Devo dire che mi dà un sacco di soddisfazione lavorare con la terra e mi rilassa tantissimo. Ora però la mia cucina è letteralmente un disastro, per cui io mi metto subito a sistemarla. Direi che con questo per oggi è più che abbastanza, anzi è più che abbastanza anche per questo intero weekend. E quindi ci rivediamo nel prossimo video con la ripitturazione del balcone e l'abbellimento, perché no? Perché vi farò vedere i miei progettini DIY. Detto questo, spero di avervi dato un po' di ispirazione per pulire un po' di cose in casa, per risistemare le piantine o per piantarne direttamente da zero. E spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, che non so se uscirà martedì prossimo o venerdì prossimo, per cui iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate le notifiche, così riceverete la notifica quando pubblicherò. Io come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!